Ciao a tutti ragazzi, sono Mazze Tesse ed eccoci in questa nuova puntata di Flare. Nel scorso episodio siamo andati in una nuova zona dove abbiamo sconfitto alcuni zombie, alcuni scheletri e dei viverna. E la zona è questa qua, Tempio Antico. Poi dopo credevo di andare in un'altra zona dove c'erano degli zombie, ma questa zona o non esisteva o non l'ho trovata, comunque è stato un fail immenso. E siamo poi andati a sconfiggere alcuni goblin nelle zone su in alto, qui sulla destra. Questa volta invece andremo in un'altra zona. Andremo in una zona dove ci saranno dei ragni, che dovrebbe trovarsi da queste parti, se non erro. Questo è il primo episodio da quando ho iniziato a fare più video settimanalmente di Flare. Qua mi rompono. Devo stare attento qua perché i ragni sono molto nascosti e difficili da vedere, e di solito sono molti tutti insieme. Comunque dicevo, spero che questo fatto, quello di terminare più in fretta a Flare, possa andarvi bene. Spero comunque che qualcuno abbia apprezzato questo gioco, perché trovo che sia fatto comunque bene. Ecco, passo il drago, e questa è proprio la zona dove voglio andare, che ci porterà a un'altra zona ancora dove troveremo un warp. Poi devo stare attento perché iniziano ad esserci anche mostri di livello più alto. E qua tra gli alberi la mia tattica di colpire da lontano si fa più complessa. Ho cliccato col destro per sbaglio. Comunque, aia. Dicevo che cambierò. Dicevo, ci saranno i video di Flare più spesso. Spero che di trovare un'altra serie che vi piaccia abbastanza. Questa comunque la porterò a termine. Ah, ecco la zona che cercavo, perfetto. Però il warp è qua, esatto. Perfetto. Allora, adesso entriamo qua dentro, sono delle rovine dove avremo una missione da Gil, Scribe of the Order. Vedete, già qua la traduzione italiana non c'è già più. Quindi sono Gil, uno scriba con l'ordine, sarà un ordine di maghi, non lo so. Ti sono grato di essere venuto. Ci mancano dei guerrieri allenati per la chiamata alle armi ad Ancelot. Perché l'ordine è interessato in queste rovine? Perché i locali. A quello che i locali chiamano Goblin Warrens non so proprio cosa stia, è in realtà l'entrata di una grande fortezza conosciuta come Averguard Keep. Questo sito è sacro al nostro ordine. La nostra missione primaria è di pulire, eliminare il male da questo luogo. I goblin nei Warrens rispondono a un capo della guerra, a un capo chiamato Ukkonen. La maggior parte dei goblin sono semplicemente curiosi, mentre Ukkonen è assetato di sangue. Puniscilo per aver desecrato questo luogo. La sua tana, il suo luogo dove lo puoi trovare è qui nei Warrens. La
Lair non so esattamente poi per che cosa stia. Sì. La sua tana probabilmente. Adesso vediamo, c'è la missione che ha aggiunto. E iniziamo a sconfiggere i primi nemici. Questa zona è molto piena di nemici anche di livello alto, quindi bisogna fare attenzione quando ci si sposta. Perché ci sono anche degli scheletri e dei maghi che possono fare parecchio danno. E in questo momento non abbiamo ancora imparato l'abilità della freccia multipla. Nell'età degli accampamenti, i guerrieri di Avergard difesero i paesani contro il caos della natura selvaggia. Un libro. Sir Evan Maddox, guerriero guidò gli Avergard dove la... Non so cosa voglia dire. Dei chierici potenti da tutti gli angoli del mondo vennero portati qui. Quando una cura a questo, un rimedio a questo fu trovata, ormai era troppo tardi. Non ho ben capito a cosa si riferisce. Qui continuiamo a sconfiggere un altro paio di nemici. Tra l'altro forse avrete notato il cambiamento. Ci sono stati degli errori di nuovo nella registrazione dell'audio. Sì, un'altra volta. E quindi sto registrando questo audio in un secondo momento, dopo aver terminato la registrazione. Quindi ci sono degli sfasamenti. Ecco, qua troviamo dei goblin nascosti dietro le colonne che a un primo momento magari possono non saltare all'occhio. Là dietro quella porta dove ho appena indicato con il cursore c'è una specie di cattedrale dove ci sono un sacco di zombie che attaccheranno tutti insieme, quindi è molto complesso e non è il momento giusto per andarci. Ecco, qua vedete abbiamo trovato un altro warp che ci permette quindi di ritornare qua velocemente. Ci sono poi tre strade che si possono scegliere. Iniziamo da questa qua alla destra. Allora, qua vediamo subito, ci sono due scheletri cecchino che sono in pratica degli arcieri e sono di livello 6 e hanno abbastanza vita e fanno parecchi danni. Prendiamo una fionda, ecco qua adesso ci sono degli zombie sanguinari e mi pare anche zombie brutali. Ce ne troveremo uno nascosto dietro, che però adesso forse non si vedrà. Qua ho riletto il libro che nella prima lettura non ero riuscito a leggere del tutto. Comunque basta cliccare su L, andare su note e le ultime cose visualizzate vengono mostrate. E vedete, viene mostrata anche la missione che avevamo. Qua intanto guardo un po' l'equipaggiamento per vedere se per caso esiste qualcosa di più comodo. Metto delle pozioni guaritrici e ne utilizzo già subito una per prepararmi di nuovo a combattere. Adesso mi sposto là, convinto che non ci sia nessuno, invece c'era appunto quello zombie sanguinario nascosto dietro la colonna. Qui ci sono altri zombie che, come vedete, mi hanno quasi ucciso nonostante avessi appena recuperato tutta la vita. E in questo video ho dovuto pausare più volte, sia per recuperare la vita, esatto, qua ho recuperato la vita, ho messo in pausa e ho recuperato la vita in off camera, e ho recuperato tre cose dai barili, sto dicendo appunto adesso. In questa zona sono morto parecchie volte, quindi ho dovuto stoppare più volte la registrazione per non far notare il fatto che... Per non farvi perdere tempo, insomma, perché ritentare di sconfiggere sempre gli stessi nemici era abbastanza noioso, soprattutto per voi. Anche per me è stato noioso ritentare più volte.
Però ecco qua lagga un attimo. Prendiamo un po' di goblin. Che poi sono delle monete, ma si chiamano goblin. Non so se è un difetto della traduzione, però è probabile che sia causato da un problema di traduzione. Visto che abbiamo visto che le traduzioni non sono totalmente accurate. Ecco appunto, c'erano due insetti di livello 4 e uno scheletro cecchino di livello 6. Adesso colpiamo gli altri zombie che probabilmente in questo momento. Ecco esatto, mi uccidono. In questo momento metto in pausa, dopo essere comunque piuttosto turbato da questa sonora sconfitta. Ah no, sì, vado a comprare delle pozioni. Sfruttando il warp, tanto dato che la zona la devo comunque ricominciare da zero, torno dal capo della gilda dei commercianti, Kenric, e compro delle pozioni. No, non compro le pozioni da lui, le compro da Kyle. 5 pozioni che recupero 20, da recupero 25, anche perché la vita che abbiamo adesso è 24 in totale. E quindi sarebbe uno spreco di soldi comprare quella la pozione media, insomma. Perché già una pozione piccola ci recupera tutta la vita, anzi di più che tutta la vita, essendo di basso livello. Come vedete rimane a questo punto solo un warp da scoprire, che sarà in una zona più avanti, al di fuori da questa zona, diciamo, da questo Avergard Keep, come diceva prima il tizio che ci ha affidato la missione. Adesso ritento di nuovo di affrontare questa stanza, che è comunque parecchio complicata perché ci sono parecchi nemici, anche parecchi nemici insieme, e il nostro livello è ancora il 3. Quindi è comunque complesso da affrontare, però se non altro ci permette di salire di livello anche perdendo oro, tanto l'oro in questo gioco non è tanto importante tranne per le pozioni, perché la maggior parte degli strumenti si recuperano e poi comunque vendendo gli strumenti che si trovano. Ecco qua ancora non mi ero reso conto che c'era uno zombie che aspetta sempre là nascosto. E dicevo, vendendo gli oggetti che si trovano e si ritrovano ogni volta, si guadagnano comunque parecchi oggetti. Quindi i soldi di per sé non sono importantissimi. In quella zona, oltre il ponte, appunto, si trova uno scheletro mago, che adesso non mi ricordo il nome tecnico, e due scheletri cecchino di livello 6, di cui dopo vedremo probabilmente anche meglio la collocazione. Adesso proverò a scagliarmi contro dei goblin lancieri elite di livello 3, 4 insieme, che però mi sconfiggeranno perché non posso utilizzare il tiro multiplo che in scontri di massa a distanza. È molto molto comodo. Vedete, infatti cerco di sconfiggerli. Ne uccido uno, ne uccido due, però muoio. Soprattutto per il fatto che hanno l'incantesimo che hanno l'abilità di rendere il colpo che infligge danno, insomma. Adesso ritento di nuovo. Salvo poi venire sconfitto nuovamente. E mi spiace perché, ecco, infatti, non ho ripreso vita dopo lo scontro con i due cecchini e il primo zombie mi ha già subito sconfitto. In questo momento, poco furbo, li affronto subito tutti e due e vengo sconfitto. Li ho affrontati un po' stupidamente perché ero un po' scontento delle ultime sconfitte. Adesso metto in pausa e faccio una buona parte da solo per poi continuare con voi. No, non faccio una buona parte, sconfiggo solo gli scheletri.
Allora nella prossima pausa, probabilmente. Ah, sono salito di livello intanto. Sono salito di livello per quello che ho ripreso la registrazione. Perché così mi aumento il livello offensivo a 3 per poter sbloccare appunto l'abilità tiro multiplo, che permette di tirare più proiettili contemporaneamente. Controllo se posso utilizzare qualcos'altro che può migliorare le mie prestazioni durante la battaglia. Infatti ho cambiato il pugnale e la fionda, come ho fatto vedere un attimo fa. Ecco, messo pausa, ho ripreso dopo aver sconfitto anche gli zombie che c'erano in questa zona. C'erano una decina di zombie, tutti di livello 5. Non esploro ancora quella zona là perché è piena di parecchi nemici. Ci sono un sacco di scheletri, cecchini, di scheletri guerrieri e di insetti. E quindi ora come ora non conviene affrontarla. Ho sconfitto poi anche i due insetti e lo scheletro cecchino che erano là. Ho sconfitto un altro scheletro qua e un altro scheletro là. Due scheletri guerrieri, mi pare di ricordare. E invece di là davanti alle porte c'era un altro scheletro mago, se non erro. Più in giù, in questa zona qua che sto indicando col cursore, c'era uno scheletro guerriero e una decina di scheletri di livello 2 o 3. Che sono molto difficili da affrontare in gruppo. Infatti sono riuscito a sconfiggerli prima facendomi inseguire soltanto dallo scheletro guerriero, e poi dopo affrontando a piccoli gruppetti gli scheletri che erano in un gruppo troppo ampio, se no per essere sconfitti. Qua controllo chi è presente in questa stanza e decido di affrontarla magari in un secondo momento. Anche questa zona qua è abbastanza pericolosa perché, come vedete, ci sono due zombie brutali. Ci sono 2, 4, 6 insetti di livello 4 e uno scheletro guerriero. Quindi è abbastanza ardua. Per di più, il tiro multiplo non ha un grande effetto in questa zona qua. Come vedete, l'ho selezionato sul tasto 1 per accedervi più rapidamente. Però non può avere molto effetto perché là ci sono tutti i muri che impediscono il passare alle frecce, comunque ai tiri di fionda. Allora, decido di fare il giro dall'altro lato perché conviene per affrontare questi nemici, e quindi dovrò affrontare i due scheletri cecchino e lo scheletro mago di livello 4. Come vedete, la fionda che ho equipaggiato dà anche danno da gelo. E può essere comoda, soprattutto contro determinati tipi di nemici. Ho utilizzato anche l'incantesimo multifreccia, però quando in realtà non mi serviva più, come avete potuto notare. Adesso lo utilizzerò di nuovo per sconfiggere questi goblin lancieri e infatti. E le prestazioni questa volta contro questo tipo di nemici saranno migliori, non facendomi perdere neanche tanta vita. Termino tutto il mana, è vero, però comunque la vita rimane a livelli parecchio alti. Là c'è una zona che guardo come si può raggiungere, ma probabilmente non è il momento per raggiungerla. E provo ad affrontare questa zona qua, aspettando un attimo che si recuperi il mana per cercare di utilizzare comunque gli incantesimi, le abilità nel miglior modo possibile. Sto guardando qual è il modo migliore per attaccare qualcuno senza farmi inseguire da tutti, e probabilmente questo scheletro guerriero è il più attaccabile. Senza essere
attaccato dagli altri perché gli altri due, sia lo scheletro cecchino che il primo dei due zombie, sono coperti dal muro. E il terzo zombie potrebbe essere colpito, ma è molto vicino agli altri due, quindi è difficile prenderlo. Questi muri che vedete là, nonostante siano solo alti metà delle pareti normali, impediscono lo stesso ai colpi di passare. Ho sconfitto quel nemico, come potete vedere, e appena dopo gli altri si rendono conto di quello che sta accadendo, così riesco a sconfiggerli tutti e quattro senza troppi problemi. Provo adesso a prendere di mira lo scheletro guerriero, però prima ancora che io riesca a farlo, vengo inseguito sia da lui che da tutti i ragni. Allora scappo per cercare di affrontarli uno alla volta. Anche perché in quanto vita e in quanto mana non ero messo molto bene. E adesso sopravvivo per un pelo proprio perché mi aveva anche avvelenato con quel suo incantesimo. E avendo affrontato tutti i ragni e lo scheletro guerriero contemporaneamente, di sicuro sarei morto. Ah, c'era anche uno zombie che mi ha inseguito, di cui non mi ero reso conto in un primo momento. La vita e il mana sono rigenerati, quindi posso procedere. Faccio attenzione per non affrontare un numero di ragni troppo elevato contemporaneamente. Come vedete, riesco ad affrontarne uno da solo. Beh, noto che alcuni si erano spostati dall'altro lato, quindi sconfiggo anche questi due. Poi tento di affrontare quel ragno là e vengo poi inseguito da un altro ragno e da uno zombie che mi salva anche tentando di fare il giro dall'altro lato. Apriamo il libro e leggiamo. Questo libro è intitolato Allenare il tuo Antilion, che credo sia un tipo di ragno. Capitolo 1. Come non essere mangiati. Il resto del libro non è terminato. Probabilmente lo scrittore è stato mangiato dal suo Antilion, diciamo. Infatti c'era uno scheletro davanti al libro e c'erano sei ragni. Allora, adesso affrontiamo questo scheletro guerriero cercando di non farci attaccare da troppi contemporaneamente, e riesco ad affrontare tutti e tre i nemici per fortuna. Adesso tento di colpire lo zombie che è da solo, facendo attenzione a non essere visto dagli altri due nemici, e poi mi sposto per affrontare quello zombie brutale e quell'insetto di livello 4, che riesco a sconfiggere senza nessun problema. Adesso mi porto di nuovo verso l'altro lato, tentando di affrontare i nemici che sono presenti in quella stanzetta che avevamo visto precedentemente. In un primo momento mi sembra di vedere semplicemente tre nemici, poi dopo scoprirò che in realtà erano quattro. No, mi sembra di vedere quattro nemici, in realtà erano poi cinque. Tento di attaccarne uno, ma non mi andrà così bene come potrete vedere tra un istante. Sto controllando qua il livello e il tipo di nemici, ma mentre sto controllando con che tipo di nemici mi trovo a che fare, vengo inseguito da loro. Utilizzo la tattica di disperderli per affrontarli uno alla volta e riesco a schivare anche un colpo del mago, di cui non mi ero reso conto in un primo momento. E sconfiggo il mago anche senza utilizzare tecniche particolari, con il semplice utilizzo della fionda. In questo momento mi faccio inseguire dallo scheletro cecchino per approfittare di una zona ampia in cui posso tirare più liberamente senza essere impedito da oggetti o ostacoli, come nell'ingresso di quella stanza, e poi vado per affrontare lo scheletro guerriero di livello 5, che in questo momento suppongo essere l'ultimo nemico presente in questa stanza. A questo punto la zona è quasi del tutto ripulita, rimarrà poi dopo l'ultima stanza, quella dove c'erano parecchi nemici che vi avevo fatto vedere in precedenza. Lo scheletro guerriero è stato sconfitto, adesso mi rendo conto della presenza di un altro scheletro guerriero che però, essendo totalmente isolato ed essendo
attaccando comunque in modo ravvicinato, viene sconfitto senza problemi. Ripulisco tutte le ceste del tesoro, prendendo i vari goblin e i vari oggetti, e adesso a questo punto mi intrufolo di nuovo nella stanza che avevamo visto prima dall'altra entrata. Mi trovo qua a che fare con un insetto lampeggiante che si teletrasporta. Quindi è un pochettino più complesso da affrontare ed è comodo affrontarlo in solitario, cioè quando lui è da solo, perché quando sono presenti altri nemici è difficile prenderlo di mira perché si sposta facilmente. In questo caso mi è andata bene, però mentre tento di entrare in quella stanza vengo inseguito da un sacco di nemici e confidando troppo nelle mie facoltà vengo rallentato, vengo colpito e vengo ucciso. In questo momento, essendo morto prima di aver terminato la stanza, dovrò rifare la stanza da capo o comunque rifare la prima parte per poter accedere a quella stanza. Le altre zone non mi sono indispensabili perché comunque, come avete visto, non ci sono oggetti o parti della missione da sbloccare, sono semplicemente dei nemici da sconfiggere. Come vedete, il mio nemico va soltanto più uno di vita e se avessi fatto un mancato in meno o l'avessi colpito una volta togliendogli più vita, sarebbe andato. Comunque, per questo episodio è tutto. Mi scuso anche per il problema dell'audio, spero che in questo modo si possa capire. È stato anche questo che ha ritardato il video. Ciao a tutti!